Sui gradini del manicomio luminoso odo la campana barbuta battere per il prato di bosco l'estremo rintocco del mio mondo. Salgo ed entro in una infuocata assemblea di cavalieri. Questi, ignari della mia presenza, espongono piani di pergamena e con dita inguainate fanno risalire il mio arrivo su, fino a quando stavo sui neri gradini di Roma, Nerone con la cetra nelle mie braccia, il filosofo lamentoso, l'estremo singulto della storia folle. Ora la mia presenza è nota, il mio arrivo segnato da macchie migniate. Le grandi vetrate del paradiso si aprono, in polvere radiosa si disfano le tende del passato. Arrivano in volo stormi di uccelli multicolori, ali lievi, lucenti, oh meraviglia della luce. Il tempo mi prende per mano. Nato il 26 marzo 1930, sono sospinto a 100 all'ora sul vasto mercato della scelta. Cosa scegliere? Cosa scegliere? Oh, e lascio la mia camera arancione del mito. Nessuna possibilità di mettere sotto chiave i miei giocattoli di Zeus. Scelgo la camera Bleecker Street. Mia madre bambina mi ingozza con un pallido seno milanese. Poppo e mi divincolo, grido. Oh madre Olimpia, strano questo seno per me. Nevi, decennio di asfalto ghiacciato, cavalli condannati, sogni deboli, corridoi scuri nella scuola pubblica 42, tetti piccioni con colli, topo, sospinto a 100 all'ora per queste strade mafiose fin troppo reali, profondamente depongo le mie ali d'Hermes. O tempo, sì misericordioso, gettami sotto la tua umanità di automobili, dammi in pasto a giganteschi grattacieli grigi, riversa il mio cuore nei tuoi ponti, io rinuncio alla mia lira d'orfica futilità. E per tale tradimento salgo questi luminosi, pazzi gradini ed entro in questa stanza di luce paradisiaca, effimero. Il tempo, un cane lungo, lunghissimo, dopo aver rincorso la sua coda orbitante, viene ad afferrarmi la mano e mi guida nella mia vita condizionale.